Andiamo dentro. C'è una luna bianca famosa. Ma se Dio non sarà mai una lettera, c'è una luna. Ascolta, dov'è? Io questa è la solita macchia della sfiga. Sta? Adesso, secondo me, sai che cosa ha fatto? È passato sopra di qua per andare in camera dei bianchi. Adesso è un albero dei bianchi, in realtà. Per farla di ascolta. Dov'è? Dio di qua. Infatti, vedi, è andato di là. Te l'ho detto. Sì, dai, Occe. La domenica che mi ha portato i fogli stampati, c'era mia sorella, mia nipote puliva a casa, mia nipote faceva una sella. Non c'è più. E mi sono guardata i fogli, ho guardato mia sorella, mi ricordo che è venuta fuori una discussione anche lì. E ho guardato le date, ho detto adesso mi devo mettere d'accordo al lavoro perché non so come fare ad andarci, se no. E mi ricordo che avevo una sensazione, mancava ancora tipo, mancavano 2 settimane così. Avevo una sensazione di ansia attaccata addosso per questa cosa. Perché conoscendomi non sapevo se alla fine ci sarei andata, sarei venuta. Ma io mi ricordo invece che è stata molto lunga, molto, cioè. Nel senso è stata proprio, mamma mia, l'attesa, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, fa aspettare la pausa estiva, se ti chiamavano o meno. Io durante l'estate è proprio il blocco più lungo in cui non ci chiamavano, non ci ho pensato tanto, perché ero proprio appena, cioè, di vivere un po'. Io mi sono operato e quindi ero molto, molto impegnato, però lo sentivo il peso. Senso, sapevo che a settembre avrei dovuto aspettare questa chiamata. Che cazzo è? A me ha cominciato a dar fastidio l'attesa proprio l'ultimo mese. Perché gli altri si organizzavano, io mi scrivo di qua, io mi scrivo di là, io volevo avere un gruppo serio. Mi dicevo, sta che cazzo mi chiedi adesso? Se poi mi chiamano. Ho fatto tutto per niente. Allora io stavo là a casseggiare e tutti avevano i loro progetti, dicevo io non cazzo di progetto. Ma io non sono stato mai scelto di entrare, no? Però quando già eravamo rimasti in 100 e dovevo aspettare la chiamata per l'ultima chiamata, ho detto